C'è la folla delle grandi occasioni davanti al comando dei carabinieri di Reggio Calabria. Giornalisti come al solito, ma anche tanti amici e parenti dei boss. Martedì, tra Locride e Piana di Gioia Tauro, ne hanno arrestati una quindicina. Ma gli ordini di cattura sono in tutto 41 e alcuni sono stati spediti in Canada e Germania. E uno fino in Australia, dove l'andrangheta aveva tra le proprie file anche l'ex sindaco di una cittadina della costa occidentale. Solo uno si nasconde il viso dietro il cappello, gli altri sfilano a testa alta. C'è chi rassicura i parenti e chi sorride. Per un affiliato all'andrangheta, finire in carcere è solo un incidente di percorso. Ma che cosa sono mafioso? Perché sono un 'ndranghetista? Che ho picchiato io che sono un 'ndranghetista? Cosa abbiamo fatto a Milano? Mi porta qualcuno che ha fatto qualche cosa io, signor Presidente! E lei voleva sapere da me perché è in galera? Per questo è in galera! Perché noi, perché i carabinieri e io che rappresento la TUPS sosteniamo che lei è a capo di un'andrina di 'ndrangheta fianche e fiancheggia in Nicosia e gli Arena! Non conosco queste persone. Paparò, perché hai nascosto la mitraglietta? Io? Che era di mio fratello, che l'ho trovato nel capandone. Ho chiamato mio fratello preoccupato, ma che cazzo fa sta mitraglietta qui dentro? Nel 2005 Marcello Paparò viene arrestato dai carabinieri. Ha una pistola risultata rubata. A casa, tre passamontagna, 20.000 euro e un revolver. Secondo l'accusa, ci sarebbero altre armi di cui la famiglia era a conoscenza. Ha fatto andare 12 colpi in un secondo. Prendila che andiamo lì oggi pomeriggio. È un bel rinculo pure. Bazooka? Ma quale bazooka? Una 9x21. Non lo so se era un'arma, non lo so. Si facevano delle feste e facevano i fuochi d'artificio, quelli comprati. Ma però, non dica fesseria, non risponda. Non dico fesseria. Non risponda. Il processo è questo. Voi siete imputati di associazione, si parla di armi. Quando si parla di quei fatti, voi su questi fatti non rispondete. Lo conosce Barbaro Pasquale? Io non ho avuto mai a che fare con Barbaro Pasquale. E perché è uscita Barbaro Pasquale? Perché lei dice qui mi ha chiamato? Perché parlando con Maurizio, con Giordano Maurizio, dice qua mi ha chiamato il compare Barbaro Pasquale? Cioè io voglio capire perché su questi cantieri si lavora perché portati da Pingo Pallo e non si lavora con i contratti, questo voglio capire. Pasquale Barbaro è quello che comanda lì? Ma non lo so se comandava l'alta velocità, non lo so se... Era un pezzo, secondo me, era un pezzo di novanda. Grandi affari funzionano così al nord? Non lo so, signor Presidente, era il primo lavoro che ho fatto. E chi vuole lavorare deve conoscere i pezzi da 90? Lo sapevo che era Pasquale Barba. Il lavoro li prendeva tutto lui, lì. Pasquale. Io sono dalla parte della legge. Tutto lei è un mafioso, siamo bene. Mafioso stai a prendere. No, Paparò. Beh, questo risulta per Barba adesso. Paparò. Non sono mafioso. No, Paparò, per favore accompagnate fuori. Ha detto il mafioso è lei al pubblico ministero, lo diamo a verbale e manderemo gli atti. Non sono mafioso. Non può dire neanche che lo è il PM, Paparò. Ha capito? Ma noi non siamo mafiosi. Non può dire che il PM è un mafioso. Hai ragione, ma noi non siamo mafiosi. L'avvocato mi ha detto, ma lei sta parlando di Milano come se fosse Reggio Calabria. No, è peggio di Reggio Calabria, Milano. Perché a Reggio Calabria, magari un mafioso se va a rompere i coglioni in un negozio, trova un altro dall'altra parte che è pazzo come lui e magari si sparano. No, io non denuncio per paura di ritorsioni nei confronti della mia famiglia e dei miei figli. È questo che voi non riuscite a capire, perché loro li fanno lavorare, fanno la fattura e via, basta. E non hanno paura. Cioè, a me personalmente nessuno ha mai detto che ha paura. Però che evitano di lavorare, se possono evitano di lavorare con loro, è ovvio. Li fanno lavorare quando li fanno lavorare nella loro zona. Però come avete visto le zone sono abbastanza controllate perché... C'è una intercettazione che è assolutamente suggestiva e semplificativa, dove c'è un ingegnere che nulla sa chiaramente del contesto e dice 30 anni fa i padroncini erano tutti milanesi, adesso sono tutti calabresi. E questo secondo me è un indice, come dire, chiaro di qual è il sistema che non è fatto soltanto da Luraghi, dai Barbaro, dai Barbalia, ma purtroppo da tante 'ndrine che controllano Milano, l'Interland, ma tutto il nord Italia purtroppo. Invece dopo, quando vengono qua, cominciano a farti delle minacce, ovviamente su una nostra percentuale di guadagno, se la nostra percentuale di guadagno è il 30%, anche se ci perdiamo, tra virgolette, il 5% da dare a loro perché non ci rompono le palle, glieli diamo. Però
inizi col 5%, poi vogliono il 10%, poi vogliono il 15%, poi alla fine ti mangiano l'impresa. Parla un avvocato dell'Expo e ha detto l'Expo si farà soltanto se entreranno i soldi freschi della 'Ndrangheta. Questo ha detto quell'avvocato lì. Beh, considero queste parole una vera e propria provocazione contro Milano e contro l'Expo. Milano è impegnata fortemente anche con le altre istituzioni, anche con gli appelli del Presidente della Repubblica affinché sia un reale successo e un volano di sviluppo per Milano che vada al di là dei 6 mesi dell'esposizione internazionale. Certo è che uno dei compiti che avremo come soggetti che hanno un ruolo per Expo 2015 è quello di evitare qualsiasi infiltrazione mafiosa, qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa e quindi ancor meno poter solo pensare di utilizzare soldi provenienti dalla mafia o da altri illeciti. Chi considero più potente se lo Stato o l'Ndrangheta? Per le capacità che ha avuto fino a quando ho lavorato io, penso l'Ndrangheta. Un mese fa, il 5-6 agosto, abbiamo arrestato il più grande importatore di cocaina al mondo. Si chiama Pannunzi Roberto. Un uomo che, come 'Ndrangheta, si è cresciuto a Siderno. E quest'uomo, noi è la terza volta che lo arrestiamo, è 2 volte che per motivi di salute i magistrati di sorveglianza lo mandano in una clinica romana per operarsi al cuore, perché è malato di cuore. Nell'ultima volta, prima che venisse scarcerato, io ho inviato anche le intercettazioni ambientali di quando lui era a letto con una ragazza di 20 anni. Gli ho detto: scusate, se questo è malato di cuore ed è in pericolo di vita, appunto che si deve operare, questo è fidanzato con una ragazza di 20 anni, non è possibile. Non c'è stato niente da fare, è stato mandato in questa clinica a operarsi. È stato poi, dopo poco, è scappato. Abbiamo lavorato 1 anno e mezzo. Ci è costato assai prenderlo in termini di intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche. Abbiamo avuto il grande aiuto della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, abbiamo avuto l'elite della Polizia Giudiziaria Italiana, che abbiamo fatto miracoli per prenderlo. Sono stati in Colombia per trattare l'espulsione, non l'estradizione, che l'espulsione vuol dire 48 ore, quindi non avere il tempo di corrompere la gente. Quando arriva all'aeroporto di Fiumicino, io ero in Montenegro, arrivo 2 ore prima, subito mi metto a scrivere subito il 41 bis perché lo volevano mandare al carcere di Civitavecchia. Dico: quale Civitavecchia? Questo è andare al 41 bis stanotte. E non c'era, era sabato sera, non c'era nessuno che firmasse il 41 bis. Ho detto: io alle 8:30 arriva dall'aeroporto di Fiumicino, fuori ci sono 15 telecamere, o si firma entro le 8:30 o qua vi faccio saltare tutti. Firmano. Arriva il 41 bis, questa persona, quando non l'abbiamo sentito: dottore, io ho tanti di quei soldi che lei e il maresciallo messi uno sopra l'altro vi sotterro, noi i soldi non li pesiamo, non li contiamo, li pesiamo. Il figlio di Pannunzi ha sposato la figlia del più grande produttore di cocaina al mondo, dove è l'unico broker dell''Ndrangheta che riesce a portare e a comprare la cocaina a 1000 euro al chilo. Da un chilo ne fa 4,5 kg, un grammo costa 50 euro. Quindi non esiste nessuna attività tra legge e legge da più redditizia. 20 giorni prima di Pannunzi Roberto abbiamo arrestato altri 2 broker dell''Ndrangheta. Cioè ci sono decine di uomini dell''Ndrangheta che vivono stabilmente in Sud America e comprano e fanno arrivare tonnellate di cocaina in Europa, perché noi in Europa non sequestriamo più del 10% della cocaina che arriva. Abbiamo visto sistematicamente politici che hanno relazioni con gli esponenti dell'organizzazione, che hanno rapporti di utilità, rapporti di amicizia, rapporti di scambio. Non posso dimenticare che negli anni 70 un Presidente della Repubblica mandò un telegramma, probabilmente l'ufficio del Presidente, però fatto sta che un Presidente della Repubblica mandò un telegramma di auguri al matrimonio di un noto mafioso, e così come in questi anni arrivò invece in occasione del matrimonio del figlio di un noto mafioso, un boss calabrese, il telegramma di la benedizione del pontefice. Ricordo che fra
95 e 96, insieme al procuratore nazionale antimafia Vigna, andammo a fare un colloquio investigativo con un noto boss calabrese, che non era collaboratore all'epoca. E disse: guardate, voi qualche anno fa avevate praticamente vinto, eravamo tutti pronti a cedere le armi, ad arrenderci, a riconoscere di avere perso, di non avere più nessuna possibilità. Poi ci siamo accorti che passando qualche anno poi questa cosa si andava smorzando e quindi ci siamo ripresi. Cioè, ma voi avevate la possibilità di chiudere la partita. Parliamo dell'atteggiamento dei mafiosi. Capita sempre più spesso che escono dalle caserme dopo gli arresti con un'aria spavalda, un po' arrogante, sorridono. Penso sia un atteggiamento artificiale, cioè quello di dare tranquillità agli altri affiliati, di dare coraggio e conforto agli altri affiliati e ai familiari. Non è un fatto naturale, però c'è anche la consapevolezza che questi, se hanno l'imputazione solo di 416 bis, tutti abbiamo un'ideologia. L'importante è, quando si lavora, essere tecnici, essere asettici. Non bisogna provare né piacere né dispiacere nel lavoro che si fa. Il magistrato, per essere un buon magistrato, non solo deve essere onesto, ma anche apparire tale, quindi anche nei comportamenti, anche nel quotidiano. Don Mimmo, 2 minuti di pazienza, scendiamo sotto ora. Parliamo sotto. Parliamo sotto. Basta. L'aula è quella lì. Che vuol dire servire lo Stato per lei? Ma per me vuol dire dare il massimo di me stesso applicando le regole che il legislatore ha approvato e andare anche oltre, cioè finito di fare il magistrato, dedicarsi anche alla gente, parlare, confrontarsi, spiegare quali sono gli sfasci, il degrado dell''ndrangheta, andare sempre a parlare ai ragazzi quando è possibile, metto in ferie, vado nelle scuole per spiegare per quale motivo non conviene essere 'ndranghetista, spiegare perché oggi siamo in queste condizioni. Dalla strage di Duisburg gli uomini della polizia tedesca sono fissi in Calabria, perché la Germania ha iniziato a rendersi conto di quanto pericolosa sia l''ndrangheta. Pronto? Ah, sì. Pronto? Sì, che mi sentite? Io sono ah, tu. Ah, sì. Come stai? Ecco, sì, non c'è male, non può credere buono. Stamattina mi acchiappa un dolore allo stomaco che stai morendo. Ascolta, io volevo parlare con te, ma ti dico una cosa. Ma è davvero se tutti si chiamate che dinno là perché lo cornuto della Svizzera? Che stanno dicendo? E poi dice che ti mettono uno schiaffo. A mia? A mia mi mettono uno schiaffo? Sì. E se mia mamma avesse dato uno schiaffo io l'avrei sparato. Che a Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione, tutti il massimo. Siamo tutte nati. Perché non recidono mai il legame con la Calabria? L''ndrangheta è l'unica mafia al mondo che è presente in tutti e 5 i continenti. È una mafia che ha locali di 'ndrangheta, strutture, cloni, identiche a quelle che ci sono in Calabria, ci sono in Germania, Belgio, Australia, Canada, Stati Uniti, ci sono dappertutto e hanno gli stessi usi, costumi, consumi e comportamenti di quelli della provincia di Reggio Calabria. E perché dal punto di vista sociologico non c'è mai questa rescissione di legame? Ma questa è proprio la forza, perché se non ci fosse questa struttura, se non ci fossero queste regole, sarebbe gangsterismo, non sarebbe più 'ndrangheta, sarebbe un'altra cosa. Nicaso, vorrei capire, ma che cosa si dice in Canada dell''ndrangheta? Hanno la percezione della pericolosità? No, penso che in Canada non ci sia percezione di pericolosità per quanto riguarda l''ndrangheta, anche perché è un'organizzazione meno visibile, meno violenta, pertanto non crea allarme sociale, fanno più notizia le bande di motociclisti. La magistratura italiana ha appena spedito in Canada una serie di mandati di cattura. Che cosa succederà adesso? I canadesi autorizzeranno oppure questa indagine rischia di arenarsi perché loro non riconoscono la pericolosità di questi soggetti?
Ma le indagini italiane rischiano di rivelarsi inutili. Il reato di associazione mafiosa non è riconosciuto dalla legislazione canadese e pertanto nessun tribunale concederà all'Italia l'estradizione di cittadini canadesi accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Penso che l'omologazione dei codici sia un argomento di estrema urgenza, perché i mafiosi non hanno confini, quindi spaziano dappertutto, le leggi e le forze dell'ordine invece sono soggetti a competenze, giurisdizioni, limiti, e quindi è una lotta impari. Sampare c'ha una mascia, però stanno attenti. Perché sono così importanti questi riti di affiliazione? I riti di affiliazione legano come un cordone ombelicale l'affiliato al locale di 'ndrangheta, al capolocale, alla copiata, ai vertici della 'ndrangheta. Sono fondamentali perché creano una dipendenza, un marchio. Prima di dare l'assalto alle case dei boss, fanno un vertice in caserma. Stabilite pure l'ordine, considerando che Beccari, rispetto alla mappatura, è l'ultimo che chiude. E come se lo fanno? Tuo padre, Francesco! Francesco, dov'è? Francesco, tuo padre. Tu chi sei? Suo figlio, chi sono? Chi sei? Come ti chiami? Stirolo. Guardate voi. Tuo padre dov'è? Ancora. Da mia nonna, da mia. Da tua nonna? Ok. Ci sono boss e boss. Ci sono quelli che sorridono alle telecamere e quelli che si arrabbiano. Giusto un pochino. È vero, quasi quasi ci vado senza. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Cornuto e figlio di puttana. È stato bravo fino a mo, per favore. Non voglio essere fotografo. Passato, è stato bravo. Cornuto, bastardino. Figlio di puttana. Noi documentiamo. Figlio di puttana. Spero, per fare Loro che l'hanno a fare in Cesto. Tutti questi qua mandavano armi e droga in Italia. L'andrangheta si è internazionalizzata, a questo punto si devono internazionalizzare anche le normative? Sì, l'andrangheta si è internazionalizzata da decenni. È il sistema legislativo che cammina come una lumaca. Noi ancora stiamo discutendo se esiste o non esiste l'andrangheta in Germania, Belgio, Olanda. Quindi si figuri se il legislatore europeo è pronto o meno a fare le modifiche normative ai loro codici. Il suo libro, La giustizia è una cosa seria, che cosa vuole dire con questo titolo? Ma è una provocazione, nel senso che noi riteniamo che solo attraverso un sistema giudiziario forte, efficiente, possiamo arginare il fenomeno mafioso, quindi rendere questo Stato, questa nazione più libera e più evoluta.
1963 Maria Serraino lascia la Calabria per cercare fortuna all'estero, come dice lei. Dal suo appartamento di Piazza Prealpi comincia a conquistare il mercato della droga di Milano. Partorisce i suoi 12 figli in casa e li cresce come soldati. Sentenzia le vendette, mantiene l'ordine. Diventa il volto dell'andrangheta al nord. E tutti la chiamano mamma eroina. Pronto? Emilia? Sì? Fammi la carità, c'è di dirmi parla meno per telefono, suo cornuto bastardo, il tuo lettore di merda per la figlia. Ah, quello è un figlio di puttana. Un puttana in bastardo che quando vai in Rita se ne posto il suo cornuto. Mandami, chiamami Rita per carità. Ciao bella, ciao. Ciao. Non c'era verso, era lei che comandava, ed era lei che si imponeva in tutta l'attività della famiglia. D'altra parte lei è una Serraino. Maria Serraino non si fida di nessuno, conta solo su due fedelissimi. Il primogenito Emilio, ambasciatore della famiglia all'estero, e la figlia Rita, la più sottomessa, che taglia e smercia l'eroina. Ma la sua vera erede è la figlia di Emilio, Marisa, che ha soli 22 anni quando mezzo clan finisce in galera, prende le redini della cosca. Circondata da immagini religiose, la nonna di Marisa parla ancora come un boss. «Io mi chiamo Serraino», mi ha detto, «e il nome Serraino negli anni si fa sentire ancora. Io ho fatto 20 anni di galera, ho un ergasto la vita. Poi Maria Serraino rivendica. Dio mi aiuta perché feci sempre bene al mondo, non mi castiga». Perché io ho aiutato tutto il popolo finché ho potuto. Il business di famiglia su cosa era concentrato? Cioè, all'inizio era l'eroina e la cocaina. È uscito durante le varie indagini che tu avevi anche quel ruolo lì a un certo punto di tagliare l'eroina? Ma io ero quella, destinata a fare quella. Com'era? Mi spieghi. Orripilante era. Facevi star male da morire. Perché? È perché vai a mischiare l'eroina. Mischia. Annusa. Poi diventi anche tu tossica alla fine. Quanti anni avevi quando facevi questo? 17 anni. Ero incinta di Elena. E tu incinta mischiavi l'eroina? Incinta, sì. Ma questa cocaina come mai puzza così tanto? Puzza perché questa, oltre ad essere ovviamente viaggiare per molto tempo all'interno dei container, è confezionata anche con... sostanze varie, quindi... Ma è già tagliato e cocaina? No, questa è cocaina purissima. Poi tagliata fino al 23-24% a effetto stupefacente, quindi tagliata arriviamo a 4,5 kg. Di questi 4,5 kg, un grammo mediamente in Italia costa 50-60 euro. Questo erano 120 kg, parliamo quasi di 6 milioni di euro. Qui ci sono, sì, 6 milioni di, sì, euro. Come li portavi? Li mettevo tipo Bridget Jones, mutandone grandi e mettevo dentro... i pacchi di soldi. Quanti soldi parliamo? Quanto ci stavano? 100 milioni, anche di più. Più che mia madre ero io. Poi una volta gliel'ha data pure Marisa. Tu preferisci vederti un figlio morto o un figlio drogato ma vivo? Mi ha sempre stupito una cosa, no? Che in fondo molti dei problemi che la tua famiglia ha avuto, cioè tua madre comunque ha avuto un ruolo in tutto questo. Tutti o attivo o passivo. Ruolo. E vedo nei confronti di tutti i figli di Maria Serraino un forte amore nei suoi confronti e nessun giudizio. E anche da te vedo questo. È la mamma. Cioè lei a modo suo ci ammazza, ma dopo ci ama, hai capito? Come ti devo spiegare? È la mamma che chiunque vorrebbe avere. Se la madre non insegna l'ideologia dell'andrangheta al figlio, il figlio rischia di non avere un'ideologia. Cioè la madre deve crescere il figlio come un andranghetista. Esatto, come un andranghetista, quindi trasmettere i valori dell'andrangheta. Crescono i figli invitandoli alla vendetta e educandoli alla vendetta e ricattandoli alla vendetta. Il mondo è quello lì. È la loro moralità. È la loro moralità, è il loro mondo. Il mondo è grande come l'andrangheta. Dà meno all'occhio la donna, dà meno all'occhio e quindi si può muovere meglio. Però le donne hanno... cioè questo emerge da pochi anni, questo me l'ho sempre sostenuto da 20 anni, questo ruolo attivo da parte delle donne. In alcune faide... è emerso che delle donne vestite da uomo sono andate a uccidere, a sparare. In altre faide... Perché vestite da uomo? Per essere ancora più credibili, ancora autorevoli. Più determinate, più autorevoli, mettersi i pantaloni. Oppure, ad esempio, delle donne che spostavano i mariti o i fratelli o i figli latitanti da una parte all'altra del paese, li mettevano nel portabagagli. Questo è successo anche durante la strage di Duisburg. Esatto, quello mi riferisco, a San Luca. Nell'ovest della Germania, dove sembra che avessero appena festeggiato il 18° compleanno di Tommaso Venturi, una delle 6 vittime. Un altro di loro avrebbe compiuto 18 anni tra 10 giorni.
Tra gli uccisi Francesco e Mario Pergola. Ogni volta che rivedo queste immagini mi vengono i brividi. Quest'ultimo membro di una delle... Un regolamento di conti tra clan di 'Ndrangheta nel cuore della Germania. Della sanguinosa faida di San Luca. Una scena da Far West in una tranquilla città tedesca. Ma perché? Cosa c'entra 'Ndrangheta con la Germania? Bisogna prestare molta attenzione ai particolari. Dai funerali di 'Ndrangheta si capisce sempre tanto di quello che succede. E pochi giorni dopo il delitto, a San Luca, si svolgono i funerali delle vittime della strage di Duisburg. È il 23 agosto 2007, quando i sei uomini trucidati in Germania tornano a casa, in Calabria. La sensazione di lutto avvolge il paese, è la stessa di sempre, oggi come allora. In Calabria, ma anche in tutti quei luoghi che vedono i propri giovani cadere sotto i colpi della criminalità organizzata. La 'Ndrangheta, Angelo Salvatore Cortese, ce l'ha incisa sulla pelle. L'ex braccio destro del boss Nicolino Grandi Aracri, collaboratore di giustizia dal 2008, ha svelato la mappa criminale che porta sul suo corpo. Simboli che parlano di regole d'appartenenza, come l'enorme figura di San Michele Arcangelo che Cortese si è fatto tatuare sulla schiena. Nel corso di un'udienza, il collaboratore ha mostrato ai sostituti procuratori della DDA di Torino una fotografia che svelava i suoi tatuaggi, abitudine assai rara per un 'ndranghetista. Li ha fatti fare nel 2007, nel pieno della sua attività criminale. Sulle spalle Cortese si è fatto disegnare il carcere di Favignana, simbolo della custodia per i grossi personaggi dell'organizzazione mafiosa. Ma la vera mappa criminale Cortese ce l'ha sulla spalla sinistra, uno scheletro con un pugnale nella mano destra e con una bara ai suoi piedi. Davanti alla bara c'è il libro mastro aperto, sulla pagina destra ha disegnata una stella, sull'altra c'è un ferro di cavallo sul quale sono incisi tre pugnali incrociati, poi fuori dal libro c'è un calice e un teschio con sopra una candela accesa. Scheletro, bara e teschio ricordano la sua partecipazione ai fatti di sangue, gli altri segni rimandano a rituali, tanti, tantissimi rituali, un mondo sommerso a cui Cortese sarà comunque legato per sempre. Che dovevamo diventare sceriffi noi, dovevamo indagare noi? No, volevamo che la gente non fosse più omertosa. Andiamo a cercare, non esagerare. E la mafia ci campa però. Ci campa, non è solo la mafia che ci campa. Però soprattutto c'è la mafia. No, come no? Ma quale mafia? C'è un giro di droga che... Ma come è provato dalla magistratura? Hanno arrestato qualcuno? E certo, tanto. E droga? No, io non penso che i mafiosi si mettano a fare la droga. E come no? Hanno... Fanno arresto traffico ma non droga. Ah no, come non droga? Come non droga? Quella è una bestia per tutte le famiglie italiane nel mondo. Però la 'Ndrangheta... E lei mi sembra 'Ndrangheta Menduca, ma tu che altre cose, fai altre discorse, che schicce? 'Ndrangheta c'è. E 'Ndrangheta, sì. Sono qua, a Montecitorio è 'Ndrangheta. Ecco, la verità, che devo pensare. Bravo! Ci racconti qualcosa qua, come si vive qua? Si vive la giornata. Poi c'è il camionista, però un po' di anni che non trova lavoro. Senta, e perché non trova lavoro? Perché sta andando male il settore? Domando tutte le parti per trovare un posto. Io faccio il camionista, lavoro con i tiri, però ho un buon anno in questa parte. Ma i medaglioni sono veri, d'oro? Questo non è vero, però è meglio, l'ho comprato lo stesso. Sente, mi dica se mi vuole rispondere, la malavita organizzata si sente? Meglio di non parlare, dai, meglio di non parlare. Perché? Perché sì, dai. Mi va bene che lei non parli, ma perché? No, è meglio di non parlare, dai, queste cose qua meglio di non parlare. Ma c'è ancora? Noi possiamo parlare di qualche donna, di qualche ragazza bella, di altri. Ma preferisce non parlare. Perfetto. Ok, complimenti per l'eleganza. Grazie. Grazie. Molto gentile. Salve. Luca, una cosa seria devo dire. Il capo, dicerò, della cosa. Sì, ho capito. Non posso neanche parlare, è stato finito. Ho capito, dai. Domani mattina devo andare là. Perché, che vuole? Non lo so. Sì, no.
Doppino, prendi la macchina e riparti. Perché non prendi la macchina e riparti? Vieni a Perugia. Ah? Tu non puoi rifiutare? No. Che vuol dire no? No. Non puoi. Capisci che vuol dire non rifiutare? La morte istantanea. Devo andare a sbagliare, perché non so più.
realtà nel processo di scelta devi mancare un po' di tempo, non 15 anni dopo. Ci sarà per il ci sarà per il non vivi sempre. Stai dicendo che non c'è niente, però io non 15 ma non ho 15 paura di per lui. Però mandiamo un testo a loro guardate. Visto un po' più importante, ma era più chiaramente io pensavo un po' e poi io mi chiedo un pezzo con quel certo. Sare, no, ma io già sapevo. Io sono da solo con un po' di lungo, non ti faccio. Però tu dai già, dai, sai, se tu vuoi, non ho tanto su questo. O se tu dici, no, vuoi di pure, allora tu dai fatti 12 minuti. Grazie, vai, vengo 12 minuti. Fai, dai, fai. Perché papà la famiglia nostra c'è razza, queste famiglie cane, no? Ci saranno ancora nel nostro locale, morì mio padre e si era lasciato detto che la santa a una determinata persona non andava là, appena mio padre non ingressare. Speriamo un po' di pomeriggio, se voglio vedere una vicenda ora. Ma che cosa? Adesso mi porto un po' di porto una... Questa pagina non la capisci? Non solo che non la capisci, non la comprendo, no? Ognuno di noi. C'è pure i casini che c'è fuori. Io non devo venire. A me è anche un po'. Certo, non mi salvo di frate. Però non capisco certe situazioni. E cano qui, qui ci si torna, faccio. C'è chi ha fatto queste cose per poi interessare. Ma l'interesse non è interesse di processi. No, di processi. È interesse di soldi. Lo Stato finito. Tecnicamente per il momento questo provvedimento. La mafia originale però non ha scadente. Che non capisce niente, io non mi pigliai quando dai 250 che non grazie così, e però i 50 euro, sai che non è questo, ma sparo che pare mai, ma pisano che pare di una fiume. Allora, è venuto di nuovo questo cervo signore. Dopo cosa? Ci non paghi il da fra che poi. Io non sono gli autorizzati non c'è dei carini. Non capisci questo. Ci sei allenato. A me non è. E non cazzi i vostri.
perché se ne sta stu- perché il suo franco sulla registrazione, cioè. No, ci sto vai. E io sono papà, e lui non vede stare. Una lista che ha scritto lui. Perché? No. Che però manco gliela faccio vedere. È per papà. Guarda, te la leggo. Buongiorno carissimo, come va? Spero tutto bene. Scrivo questa lettera perché per vari motivi non lo si può vedere. Il motivo principale è che io sottoscritto vorrei mettermi a disposizione per voi e la vostra famiglia. Devo dirti le cose, Sì.